Ho vissuto circa un secolo fa. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian, padre Ramacciotti. Saluti a tutti. Io ho vissuto circa un secolo fa. Io ero allora un frate e vivevo la mia giovinezza da frate in quel di Firenze. Infatti insegnavo alla scuola che era posta in via del Corso, nell'allora Palazzo Cepparello. Vi stava in quel palazzo una scuola diretta dall'ordine a cui io appartenevo, e io appartenevo a quei frati che sono detti scolopi. Io vorrei parlarvi di quando ero in questo palazzo e insegnavo ai bimbi delle elementari, in un'aula al primo piano con grandi finestre e tanta luce. In questo palazzo c'era la scuola, ma io non vivevo nel palazzo e abitavo alcuni isolati più avanti, nel Borgo San Lorenzo, e avevo, diciamo pure, una cella nel convento che stava in via dei Martelli. Per arrivare alla mia cella passavo spesso attraverso le viuzze, perché mi piaceva molto respirare quell'aria di antichità che più facilmente si riscontra nelle vie piccole che nelle vie grandi. Quelle viuzze erano allora animate da gente semplice e neanche tanto raccomandabile. C'era in particolare una giovine figliola che ogni volta che passavo non si peritava affatto dell'abito che portavo, ma mi rivolgeva ampi cenni invitanti e spesso mi faceva anche l'occhio di triglia. Voi capite bene che allora ero molto giovane e malgrado non dessi molto peso alla cosa, tuttavia mi sentivo molto in imbarazzo. Ciò nonostante, continuavo a passare per quelle strade per i motivi che vi ho già detto. Questa figliola divenne per me quasi una conoscenza, anche se non vi fu mai a quell'epoca un contatto diretto. Era una figliola del popolo, dai colori vivaci, sia nell'abbigliamento sia nelle guance, e sembrava sprizzare gioia e vitalità da tutta la persona. Seppi un giorno, attraverso una coincidenza, che questa giovine figliola faceva quella vita anche per poter mantenere un bimbo che aveva avuto alcuni anni prima, il cui padre si era disperso nella massa anonima che la frequentava. A giudicare dal suo viso, dalla luce che c'era nei suoi occhi, sembrava che questo non le provocasse alcun danno, alcun turbamento eccessivo. Tuttavia un pomeriggio inoltrato, che passavo per le solite vie, vidi quella giovine al suo solito posto, ma con l'espressione ben diversa. Il suo viso era pallido, tirato, l'allegria era sparita dai suoi occhi e non seppi resistere alla tentazione di avvicinarmi a lei e di chiederle come mai lei, che avevo notato sempre così piena di vita e di giovinezza, avesse improvvisamente quell'aspetto così sfiorito e così triste. La giovine, piangendo, mi spiegò che il figliolo che aveva, dopo una breve malattia, gli era venuto a mancare, cosicché aveva perso la spinta a lottare, a portare avanti la vita che stava conducendo. Io non seppi che cosa dirle, mormorai alcune parole di conforto, come di solito si fa in questi casi, e ritornai alla mia dimora. I giorni che seguirono per me furono pieni di dolore, prima, e di dubbi poi. Come poteva un Dio buono e giusto arrecare un tale dolore a una madre, a una donna che pure non aveva già avuto altro dalla vita che vicende miserevoli? Dov'era la giustizia divina? Quale era la giustizia divina se lo scopo di un'esistenza veniva distrutto in un attimo? Fu un periodo molto difficile e anche il mio superiore, il buon padre Mattioli, si accorse che mi stava accadendo qualcosa, tanto che cercò di farmi parlare, ma sul momento non me la sentii di esprimere quei dubbi che mettevano in forse tutto ciò per cui io, allora, stavo vivendo. Tuttavia un giorno fui proprio io a trovare la forza di parlare al padre Mattioli e di spiegargli quello che mi stava succedendo. Mi ascoltò con pazienza
e seppe parlarmi poi in modo tale che ne ebbi un grande conforto. Giunse persino a confessare che anche egli aveva avuto dei dubbi simili parecchi anni prima, ma che alla fine la ragione aveva prevalso ed era, anzi, uscito fortificato dai suoi dubbi, tanto che la sua fede non aveva mai più vacillato. Le sue parole furono per me di grande conforto e incoraggiamento nel cercare di comprendere meglio me stesso e la mia fede. E infatti riuscii con il tempo a farmi una ragione di ciò che mi aveva turbato così tanto. E quanto venni a sapere in seguito che la giovine donna, proprio grazie a quella sventura, era riuscita a costruirsi una vita diversa e senz'altro spiritualmente più valida, non ebbi alcuna sorpresa, ma solo la conferma di ciò che avevo già compreso. Così voi tutti, che dubitate della giustizia divina, della bontà divina, fatevene una ragione, poiché, se è vero che Dio è giusto e buono, tutto quello che accade, per duro e ingiusto che possa apparirvi, ha sempre lo scopo preciso di portarvi a un bene più grande per voi stessi. Ricordatemi come padre Ramacciotti.